Si sta preoccupando perché c'è silenzio all'improvviso. C'è silenzio, hai detto adesso entra con la telecamera, sto rovinando. Ecco, guardate! Appena finito di... Cosa stai facendo in bagno? Vuoi un po'? Andiamo tutti in bagno, vai. Andiamo tutti in bagno. Mentre lui si lava le mani. Perfetto. Che bello, spedizione in bagno. Vediamo, vediamo se ha tirato l'acqua. Vediamo se ha tirato l'acqua. No, questo è bello che devi... Se i tuoi sforzi sono umani, torna domani. Visto che il bagno è piccolo, io mi metto nella doccia, ragazzi. Vi faccio l'intervista da qua, eh. Uno, due, tre, Stella! Cos'è successo? Così volevo fare un gioco di società. Questo è il tuo bagno? Sì. Come svolgi le abitudini nel bagno? Normale. Niente, mentre per fare in fretta... La domanda già la sapeva. Allora, noi chiediamo a tutti come cagano, come fanno la cacca. Allora, guarda. No, ma non come fanno, perché lo sappiamo tutti che... Niente, metto così. Ok. E nel frattempo... Sì, nel frattempo... la faccia. Veramente? Che schifo! No! Ah, stai scherzando! Tu invece come la fai? Non la metto una domanda! Devi sedere perché è un'intervista proprio singola! Ma guarda, io ho il mio bel Dylan Dog che me lo porto sempre. Tu spari Dylan Dog addirittura? Bravo, sì! Ma no, che numero sei arrivato? Eh? Li fai ogni volta dall'1 al 3000? 3-4! A seduta! Tutta la collezione in mano. Quindi sei uno un po' più lento, a parte i telefoni anche, sì, il telefono ci sta, dai! Sì, però generalmente lo spengo, sai, interferenze. Non si piace creare mentre... Mi sento tocca. Tu lo fai male. Comodo, dai. Che bella immagine. Gli studio 3 che defecano. Faremo più un album dopo sta cosa. E mentre la fate, vai, se facciamo sentire uno sforzo. E questo era il finale, grande sì. Il borotalco te lo metti bene dappertutto, giusto? Sì. Non diciamo dove. Questo è anti-acne, non funziona, guardate. Non funziona, non funziona. L'ho messo, ma non fa niente. Questo cos'è invece? Sì, che buona, la crema corpo. La crema corpo. Ti ungi tutto tipo e ti guardi anche. Serena Mese. Ma voi come mai siete qua? Sì, sorvogliamo. Come mai siamo sempre qua? Ma perché comunque sia lavoriamo sempre insieme. Andiamo quindi... in palestra, mi dici, e non mangiamo quasi sempre assieme. Anche per scrivere, magari se abbiamo qualche idea a mettere qualche pezzo. Ma come funziona buttare giù le canzoni insieme? Cioè lui viene in mente una l'idea cosa. Viene magari a una persona, una dei tre, e poi si sviluppa magari insieme. Andiamo avanti, proseguiamo per la casa. Qua c'è la camera dei tuoi. Sì. Io non so se farla vedere, facciamo. Ma ci sono anche i suoi che dormono. Ecco, signori, scusate, potete rimanere nell'armadio un attimo. Questa è la camera dei tuoi? Sì. Non è vero, qua è dove gli studio 3 copulano tutti e tre insieme. Perché dopo aver scritto una canzone. Una bella festeggia, che brutta scena. Loro sono, in realtà sono i Village People, e non lo sa nessuno. Vabbè, ragazzi, non andate retta da Alan, noi ci vediamo tra poco e intanto. Ciao. Cosa ciao? Ci vediamo dopo. C'avevi il nome anch'io, c'avevo. Sì, Ma tu sei questo qui, sai tu? E quello lì chi è? Che ne so, una squadra avversaria. Cioè tu hai una foto di uno in camera da 22 sempre. Anni da e non sai sempre. Chi sia. No, beh, io ovviamente sono Pietro e Gabri, vedi? Quella è la cosa bella. Non ci conoscevamo ancora, ma eravamo già qua che già si pensava di fare un gruppo. Io sto pensando, ma adesso sei biondo e prima di morbo. Com'è? Vabbè, sta rasati sono. Rasati sono mori. Sono chiari, sì. Comunque, volevi dirmi qualcosa della nazionale cantanti o continuiamo a guardare questa foto? No, infatti, quello che l'hai conosciuto. Siamo talmente forti a giocare a pallone che giochiamo in nazionale cantanti. Ah, soprattutto io. Soprattutto dentro è fortissimo. Tu sei forte? Sì. Ho fatto tante quelle presenze io in nazionale che. Per l'ultima volta ho doppiato, ho fatto. È entrato un papà. No, è vero, è vero. Marco. Lui è un grande 9, ricordiamocelo. Marco Fanman. Che squadra tieni? Inter. No, andiamo di là, no, andiamo di là. Scusa, Marco, senta, Marco. Mio padre. C'è un casino nella tua famiglia. Sì, ma quanto sei interista e lui milanista? Mio padre è milanista. Suo padre se ne intende, vedi? Sì. Anche tu sei milanista? Certo che sono milanista. Tu sei. Dai, me lo chiedi. Bello. Vabbè, ritorniamo nel soggiorno così concludiamo questo nostro Space Invader. Un po' strano con tre ragazzi simpaticissimi di una simpaticissima. Stavamo parlando di tutto ciò che non era inerente alla musica. Adesso volevo collegarmi a una cosa importante. Per me è importante perché io con Match Music vado sempre a Sanremo. Per voi è importante? Beh, penso che sia un festival nazionale. Per ogni cantante è importante. È importante Sanremo. Forse il palco più importante in Italia. Dopo 2 anni di lavoro e sacrifici, insomma. Sì.
ci piaceva magari. Esatto. Sarebbe comunque un traguardo, una grande vetrina, e poi insomma potremmo dire la nostra, forse. Sì, potremmo provarci. Dai, dopo due anni a Sanremo o Festival Bar andare? Guarda, secondo me sono due cose diverse, però forse perché io da sempre, da quando sono bambino, lo vedo in un modo. E il papà lo guarda e dice: c'è mio figlio a Sanremo! Sanremo, perché forse per gli italiani è il massimo. Poi, sì, è un passaggio obbligatorio, nel senso, per chi fa il cantante, quella è una tappa che si deve fare. Una cosa che non vi ho chiesto, ma è importante: voi a quale gruppo o quale cantante vi siete ispirati? A chi avete rubato qualcosa? I Beehive, non si vede. Mi sento tanto solo se tu non sei con me. Perché era poi I love you anymore. I Beehive, quest'uomo sa le canzoni di Mirko dei Beehive. Io e Gabri siamo sulla musica black, quindi sì. Magari Stevie Wonder, Brian McKnight, Rocco Siffredi, non è Rocco black, no. Invece beh, troppo più roccheggiante. Sì, sì, beh, sì. Adesso attualmente Robbie Williams, secondo me, e anche Justin Timberlake. Sì, la verità ti piace, dai. Sì. E invece italiano? Italiano a me Zarrillo fa impazzire. Zarrillo, Michele, sì, bravissimo. A me Vasco, sono un tradizionalista. Sì, sì. Ma io italiano, ma dei big, diciamo, nessuno. Però adesso mi sono un po' fissato con le Vibrazioni. Le Vibrazioni. So perché, ma proprio mi piacciono. Sì. Sì, aspetta sotto casa. Incredibile, è fissato.